Ciao milanisti, ciao campioni d'Italia, un saluto a partire Stefano Bresi, siamo a Milanello, si è appena conclusa la conferenza stampa di Pioli, vigilia di Milan-Fiorentina, ultima giornata prima della sosta del Mondiale, ci si ritroverà poi nel 2023, quindi è l'ultima partita del 2022, un 2022 che nei cuori dei tifosi milanisti ovviamente resterà per sempre indimenticabile, che ha riportato il Milan allo scudetto dopo 11 anni, ma oggi Pioli in conferenza stampa, devo dire, mi è sembrato molto frizzante, per usare un eufemismo, abbastanza nervosetto, no, ma non nervoso in senso negativo, nervoso proprio nel senso di non soddisfatto giustamente della partita con la Cremonese e con la voglia di dimostrare che per il Milan non è finita. Adesso ne parliamo meglio, prima di continuare vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale, perché a voi non costa nulla, vedo che facciamo tante visualizzazioni ma pochi iscritti, quindi mi raccomando iscrivetevi, lasciate un mi piace, commentate per dire la vostra, perché come sempre vi leggiamo nei commenti, come vedete vi lasciamo anche spesso dei mi piace quando esprimete il vostro parere con intelligenza. Dicevamo, quindi domani Milan-Fiorentina, e nella testa dei giocatori ha detto Pioli ci deve essere solo Milan-Fiorentina, professionalità, serietà e affidabilità, tre aggettivi che Pioli ha elencato riferendosi ai propri giocatori riguardo il fatto che non debbano pensare ad altro, non ci deve essere il mondiale nella testa dei giocatori, non ci deve essere niente che non sia Milan-Fiorentina di domani, perché oggettivamente i bonus, i jolly sono finiti, il Milan non può più permettersi di sbagliare, il Napoli è a più 8, ovviamente sto parlando subito dopo la fine della conferenza stampa, quindi non so come andrà oggi pomeriggio la partita contro l'Udinese per i partenopei, però il Napoli al momento ha più 8, quindi bisogna far bene. L'obiettivo deve essere quello di fare più punti rispetto allo scorso anno, l'ha detto tante volte nel corso di questo inizio di stagione Pioli, ha detto è un obiettivo, è un obiettivo ambizioso, è molto difficile riuscirci, però bisogna continuare a crederci, ha detto l'importante è non arrendersi, non vogliamo arrenderci, vogliamo dimostrare che possiamo continuare a lottare, possiamo continuare a far parte di questa lotta per il campionato. È ovvio che la classifica non può essere soddisfacente, la classifica non può essere piacevole da vedere, in questo momento 8 punti a Napoli sono tanti certamente, però ha detto chiaramente alla fine la verità, ciò che conta è fare punti, se saremo bravi a fare più punti dello scorso anno avremo buone possibilità di vincere lo scudetto, altrimenti sarà molto molto complicato. Il Milan poi è in linea con lo scorso anno rispetto a, per quanto riguarda i punti, siamo a meno 2 rispetto all'anno scorso, e addirittura se invece si vanno a prendere partita per partita, singola su singola, 4 punti in più, quindi non sta andando poi neanche così male. Però è normale che vedere il Napoli là davanti, i motivi per cui il Milan, intorno all'ambiente Milan c'è un po' questo atteggiamento negativo, è sicuramente dovuto, i motivi sono due. Il primo è il Napoli, che sta volando, sta facendo benissimo, fin troppo bene, perché oggettivamente è difficile che il Napoli possa tenere questi ritmi fino al termine di questa stagione. Arriverà un momento di calo, poi bisogna capire sempre anche quanto sarà questo calo, se il Milan sarà bravo a sfruttarlo oppure no, però che il Napoli faccia alla fine 100 punti o 120, sinceramente penso che sia complicato, al momento è una macchina perfetta, poi bisogna valutare a livello mentale, quindi il primo motivo è sicuramente il paragone con il Napoli, perché trovarsi a meno 8 dopo 14 giornate sicuramente rende le cose un po' meno belle, ecco. Il secondo motivo è il fatto che ci siano dei risultati ultimi non troppo brillanti, però ragazzi veramente siamo all'inizio, l'anno scorso ci siamo trovati a una distanza più grande e soprattutto rispetto allo scorso anno la differenza non è tantissima. Personalmente ho chiesto a Pioli questo, o meglio la mia domanda era duplice, nel senso che la prima era rivolta alle critiche che sono arrivate, eccessive, esagerate, senza alcun senso logico da parte di alcuni tifosi. Non c'è motivo per arrivare a criticare aspramente il Milan, la dirigenza, l'allenatore, i giocatori per un pareggio con la Cremonese. Bisogna iniziare a ragionare meno con lo stomaco e più col cervello, bisogna iniziare a vivere meglio le situazioni, bisogna iniziare a capire che non
non ha alcun senso iniziare a tornare a dire Pioli out perché ha pareggiato con la Cremonese. E quindi gli ho chiesto come ha vissuto questa situazione, se è stato toccato dalle critiche o se invece non ci sono stati problemi nel gestire. Lui ha risposto in maniera interessante: è sempre più difficile di gestire gli elogi che le critiche, il che dimostra quello che dicevo all'inizio, ovvero che probabilmente Pioli è apparso parecchio nervoso, ma nervoso, quel nervosismo positivo, capitemi quello che intendo, quella voglia di rivalsa, quella voglia di dimostrare che il Milan c'è ancora e che non si arrende a questa classifica, per usare proprio le sue parole. La seconda domanda invece riguardava ciò che invece però è mancato effettivamente al Milan, perché è vero che le critiche sono eccessive, ma allo stesso tempo non si può negare che le prestazioni del Milan ultimamente, non solo martedì con la Cremonese, siano state meno brillanti del solito, meno con un gioco diverso da quello a cui il Milan ci aveva abituato. E io ho chiesto quindi cosa stesse mancando del piolismo, ovvero quella densità, quei reparti corti, la capacità di andare nello spazio, la ricerca della verticalità. E la sua risposta è stata semplice: martedì ciò che è mancato non è stato questo, ma è stata la gestione del pallone. Significa che bisogna muovere meglio il pallone, bisogna fare scelte diverse. Ha detto: con la Cremonese abbiamo sbagliato tutti i tempi di gioco. Tutti i tempi di gioco, o nella scelta del passaggio o nel movimento senza palla. E non può essere la normalità, non può andare bene così, bisogna far meglio. Sbagliare tutti i tempi di gioco con la Cremonese, per una squadra con questa esperienza, i miei giocatori sanno riconoscere ogni aspetto tattico della partita, sanno riconoscere i vari momenti della partita e ciò che bisogna fare. Ha mostrato anche un po' di delusione Pioli per come si sono comportati i suoi giocatori. Non sbagliare tutte le scelte, sbagliare tutti i tempi di gioco, quando sai cosa devi fare, significa che c'è qualcosa che non ha funzionato. Però, ripeto, adesso l'obiettivo è quello di dimostrare fin da domani che il Milan c'è ancora, che il Milan non si arrende, che il Milan vuole combattere fino all'ultimo. Poi ci sarà la sosta, una sosta che Pioli tante volte oggi in conferenza ha sottolineato essere un'anomalia e una sosta non voluta. Non è felicissimo l'allenatore rossonero di dover rinunciare ad allenare i suoi giocatori per un periodo così lungo e poi averli a Dubai in preparazione in vista del rientro in campo, però ha detto può anche essere una sosta utile a recuperare gli infortunati, col punto interrogativo Ibrahimovic, che però potrebbe anche esserci fin da gennaio. Gli altri in teoria dovrebbero tornare tutti a disposizione. Ha detto servirà a riordinare le nostre posizioni, quindi comunque qualcosa di positivo si può tirare fuori dal fatto che ci sia questa sosta. Vedremo, è un'anomalia, sarà un mese e mezzo lungo senza il campionato, senza il Milan. L'importante è concludere questo 2022 bene, perché questo 2022 merita di essere concluso bene, dopo che è stato iniziato bene, dopo che è andato bene, e quindi sarà una partita importante quella di domani contro la Fiorentina. Un altro sold out a San Siro, quindi numeri strepitosi. E ci ritroviamo domani da San Siro, sperando di poter commentare una bella vittoria. Un saluto a parte di Stefano Bressi, vi ricordo ancora di iscrivervi, di lasciare un mi piace, di commentare per dire la vostra e di seguirci su pianetamilan.it.